Dammi sempre il via, ok? Online? Sì. Allora, salve a tutti, siamo sul consueto appuntamento di On Food Hub, operatori del Food Uniti. Saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, questo appuntamento nasce in collaborazione con InfoFood, che è la nostra testata giornalistica, Businessing e l'Unione Europea dei Gourmet, perché proprio vede degli operatori trasversali del Food Uniti per sostenere e far ripartire il settore. Adesso la puntata di oggi si chiama Viaggi di gusto. Perché? Perché il binomio del viaggio con l'aspetto di degustazione, abbiamo visto anche nelle puntate scorse, se siete stati, quindi l'aspetto esperienziale, l'aspetto del viaggio, l'aspetto della degustazione, insieme al discorso più ampio che poi vedremo, che è quello degli eventi, ragazzi, sento un casino. Forse vi conviene chiudere i microfoni. Sì, Nick, mi puoi chiudere un attimo i microfoni? Ok. Allora, dicevamo, binomio vincente quello del viaggio con il concetto del gusto e anche un po' più quello degli eventi in generale. Abbiamo con noi, come al solito, Nicola Carrano, InfoFood, me, Frank Maria De Feo, abbiamo Sara De Bellis, che è il direttore di Mangia e Bevi, Raffaella Gambardella, che è una guida culturale ed una docente di lingua spagnola, e lo chef Salvatore Avallone, lo chef di Cetaria. Allora, Nick, vuoi partire tu a fare le presentazioni? Allora, buonasera a tutti. Diciamo che non hanno bisogno di presentazione gli ospiti di oggi, quindi io più che introdurli non posso fare, quindi passo la parola a loro per presentarsi e diciamo così iniziamo poi un pochettino, entriamo nel vivo del discorso. Oggi quindi viaggi di gusto, connubio, viaggi e cibo. Quindi diciamo oggi abbiamo un bel discorso e una... Esatto, Nick, diciamo che oggi è un po' più divertente del solito l'argomento. esatto. È meno accademico, diciamo, dai. Ed è anche alimentato dalle nostre bellissime quote rosa, la possiamo dire? Esatto. Oh, Ok, io passerei subito la parola a Sara con una domanda. Questo periodo, per quanto riguarda gli eventi, abbiamo visto che sono stati annullati tutti gli eventi Vinitaly, altri eventi di spessore a livello di enogastronomia. Come vive questo periodo? Cosa vede in prospettiva futura? ma guarda, le prospettive, intanto buonasera a tutti, Sara De Bellis, direttore di Mangia e Bevi, viaggiatrice incallita, e avevo fino a poco tempo fa anche su Radio Food proprio una rubrica di viaggi, quindi insomma era mio interesse divulgare tutta una serie di luoghi, magari ecco, meno conosciuti. Il senso era proprio dare, noi su Mangia e Bevi, chiaramente oltre a fare itinerari enogastronomici, chiaramente trattiamo una ristorazione che è alta e un'attrazione stellata, mentre proprio la mia vocazione, che è quella un pochino più on the road, un po' più ecco, non voglio dire ruvida, ma a me piace ecco, assaggiare, mi piace proprio Sara, sei un mix. andare. Sara, mi senti? Quindi sei un mix tra Gualtiero Marchesi e Chef Rubio, facci capire. Bravo. Ok, grande, Lo zaino però. grande. Ora, il punto è che, e quindi tu a dare quelle indicazioni, no? Che magari ecco un pochino più fuori dal coro, anche e soprattutto su dati esperienziali. Dopodiché presento molto spesso eventi, con show di grandi anche chef, anche stellati, quindi chiaramente vivo, ho vissuto questo grande stop da tutti i punti di vista, e la ristorazione è ferma. Io nel caso specifico ho anche un piccolo format, un piccolo locale qua a Roma, ho un'azienda agricola biologica nelle Marche, quindi sono stata proprio colpita da più fronti, e quindi è stato un periodo molto complesso. Per rispondere alla domanda di Nicola, chiaramente gli eventi sono tutti fermi perché chissà quando ripartono, cioè nel senso fin quando ci sarà, anche perché adesso più del problema pratico c'è la paura, c'è il retaggio della paura che rimane, perché su quella hanno lavorato anche tanto, no? A livello psicologico, anche il Caspita. bombardamento
mediatico è stato molto forte. Dopodiché tutte le misure, anche per anche il distanziamento, tutto quello che si sta ipotizzando per far ripartire la ristorazione ancora prima degli eventi, veramente lascia il tempo che trova, perché parliamoci chiaro, ad un certo livello nessuno, pochi, cioè, vanno ancora al ristorante per nutrirsi. Se ti vuoi nutrire, probabilmente lo fai a casa. Se vai in un ristorante, in un luogo per vivere un'esperienza molto più ampia, e quindi che è sociale, che è conviviale, che è anche, sai, spesso sono belli i ristoranti quando tu dici, ah, non vado da in un'insegna X, ma vado da. Il fattore umano che fa sempre la differenza, e lo farà sempre, soprattutto nella ristorazione, perché è fatta da uomini, è quello, è che tu vai a vivere qualcosa che poi non puoi vivere, perché poi non ti puoi relazionare direttamente con dalla sala, con tutta una serie di cose. Cioè, secondo me, nella valutazione della ristorazione sono proprio mancati quelli che sono gli elementi cardine della ristorazione stessa, nonché sono stati persi di vista quelle che sono proprio le logiche interne del servizio, le figure più colpite, al di là dello chef, al di là delle cose, tutte le figure della sala, nominato, cioè tutti gli intermediari, coloro che hanno studiato per comunicarti anche il valore di un posto, che se spesso si fa portatore del senso ampio di un luogo, e sui quali noi abbiamo lavorato tanto anche per equipararli, no? Anche alla cucina, che è stata sempre molto più evidenziata rispetto appunto alla sala, rischia di, in questa fase è assolutamente la più colpita, se io, e anche tutti i sistemi, ora tutta questa poi digitalizzazione, sì, ma cioè, la ristorazione è un'altra cosa. La convivialità è, diciamo, venuta a mancare in questo periodo. Viene a mancare, purtroppo forse verrà a mancare per tanto. Sara, mi senti? Infatti, sì. Noi, guarda, nelle scorse puntate abbiamo proprio parlato di due modelli contrapposti. Noi abbiamo contrapposto il modello nostro caldo mediterraneo a quello di stampo coreano, che invece è quasi una mensa, no? Invece è molto più meccanizzato, molto più finalizzato soltanto appunto al nutrimento. Quando io dico nutrimento, no? Sì. Io allora mi nutro di X, ci metto tot, perché loro sono tutti incasellati, ma noi siamo in Italia. Bravo, questo l'abbiamo. E poi dicevi una cosa importantissima. Siamo solo noi in Italia, sì. È stato un modo tutto nostro. Scusa, ti ho interrotto, dimmi. No, è proprio così. Cioè, noi abbiamo un'anima mediterranea che si basa molto anche sul permanere post pranzo. Introduciamo certe volte anche il concetto del racconto all'interno, cioè lo narriamo certe volte il cibo, lo prenarriamo prima di lo gustiamo polisensorialmente. Quindi è un'aspirazione non di nutrizione, ma di degustazione, come dicevi tu, no? Non è gourmet, con i gourmet sfondi una porta aperta. Ti faccio i complimenti, hai fatto un'ottima osservazione. Lo dimentichiamo che spesso noi non traduciamo cibo, ma lo degustiamo, lo esploriamo a farci senso. Ma poi il gourmet, là il discorso è ancora più evidenziato da quel punto di vista, perché chiaramente allora tu vai proprio per vivere un'esperienza dove veramente poi alla fine il cibo sì è buonissimo, ti dà il perché, ma è tutto il contesto che ti riempie, una mise en place, un servizio, il rapporto con il cliente, è proprio un altro mondo. In questo chiaramente poi il gourmet con cosa si scontra? Si scontra con quelle che sono le capacità economiche molto cambiate, sì. E quindi il gourmet sarà un pochino, da una parte dovrebbe essere costretto a rivedere una serie di dinamiche e di proposte, dall'altra invece, come parliamo di una cucina che spesso appunto ha un passaggio tecnico e di creatività che noi chiaramente no, non possiamo riportare nelle nostre, non possiamo, no, mettere in pratica, forse appunto c'è quel richiamo in più, perché fa la differenza da quel punto di vista, ma certo. È sempre un gioco, è il nostro valore aggiunto, e poi dovrebbe essere, ma proprio per un po' per i confini, allora, il fatto che i confini siano chiusi ci impone un'ulteriore riflessione. Noi importiamo tante cose e i nostri ristoranti sono pieni di prodotti degli altri, sì. Prodotti che vengono magari da altri paesi, metti che ne so, la Spagna, l'Argentina, che hanno anche sistemi
di controllo alimentare anche diversi dai nostri. A quel punto, no, si aprono anche altre riflessioni. Dice, ok, importiamo, non potremo più importare per tanto tempo. Da una parte, fortunatamente, cioè nel senso, io le ultime notizie che ho sentito so che i confini internazionali si riaprono marzo 2021. Su questo, dopo questa tua affermazione, vorrei un parere da parte di Raffaella. Raffaella, che è guida culturale, nonché docente di spagnolo. Lei vive in Costiera Amalfitana, quindi chi meglio di lei in questo periodo sta subendo questa crisi, la sta sentendo proprio, perché poi in effetti la Costiera Amalfitana vive di turismo. Allora, Sara diceva apertura, ecco, dei confini nazionali 2021. Effettivamente, io speravo, diciamo, non si arrivasse, ecco, proprio al 2021, ma almeno, ecco, sul colpo di coda, quindi almeno per la fine dell'anno, ma a quanto pare non sarà così. Diciamo che sono reduce da meno di 24 ore. Da un'intervista, io collaboro con una TV campana e dalla regia, ecco, mi hanno commissionato. Io mi occupavo di una rubrica, ecco, mi occupo tuttora di una rubrica che si chiama B come viaggi all'interno di questo programma. E solitamente tra press tour in giro per l'Europa o pillole dalla costiera, diciamo che in un certo qual modo viaggiavo io e gli altri viaggiavano con me. Dovendo stare fermi e in situazione di lockdown fino a ieri e nei prossimi mesi sicuramente non ci potremo spostare molto, stiamo cercando di, ecco, inviare dei messaggi almeno di speranza da una terra a vocazione turistica come la Costiera Amalfitana. E proprio ieri, diciamo che ho intervistato alcuni protagonisti, ecco, del turismo qui in costiera e mi rivolgo, ecco, mi riferisco a direttori di grandi alberghi. Ieri ho avuto modo di intervistare il direttore dell'NH, che è una catena, come tutti sapete, spagnola, che ha una bellissima struttura qui ad Amalfi, che è l'NH Convento. In più mi sono anche confrontata con un membro provinciale di Confindustria Alberghi e in più ho anche parlato, suppongo che conoscerete tutti, Nicola Panza dell'antica pasticceria Panza, sita proprio in Piazza Duomo. Quindi diciamo che abbiamo fatto una chiacchierata con questi tre, diciamo, con queste tre persone, questi tre amici che mi hanno un po' illustrato la situazione. E durante l'intervista io stessa pensavo, beh, sarà dura, perché dall'NH effettivamente mi veniva detto questo, che probabilmente sarà dura riaprire proprio le frontiere, ma al di là della riapertura, parliamo, ecco, di un turismo di prossimità. Nel momento in cui le strutture riapriranno, come riapriranno? Mi dovete credere, ieri ho chiuso l'intervista e tra me e me pensavo, ma come si fa? Io sono una guida culturale, lavoro presso il Museo Diocesano di Amalfi, una struttura che accoglie tutti i turisti che vengono ad Amalfi vengono da noi, noi siamo al Chiostro del Paradiso, quindi stiamo parlando di una delle attrazioni principali di Amalfi. E come si fa? Cioè, noi non credo ci siano possibilità di riapertura al momento. Franceschini ha parlato dal 18 maggio di una riapertura per i musei nazionali, ma mi rendo conto un museo di una città, mi riferisco, ecco, a una città come Roma, ecco, dove vive per esempio Sara, dove tanti musei possono, ecco, accogliere anche un turismo di prossimità. Ma la costiera è anche una questione di spazi, cioè anche a rivolgendoci al settore ristorazione, chi conosce Amalfi? Sara, per esempio, tu sei mai stata ad Amalfi? Assolutamente sì. Grandissima fan. Ricorderai che non è che Amalfi gode di spazi immensi, tale che un ristorante, per esempio, può accogliere 70 tavoli, ok? Sono delle piccole realtà. Noi viviamo anche di una struttura architettonica particolare, che è quella dei vicoli, quella delle stradine. E la particolarità e tipicità è proprio questa: cioè il ristorantino nel vicolo, nel borgo, nel quartiere. Come si fa con le distanze? Cioè, il punto oggettivamente è questo: sarà un problema per gli operatori del turismo, ma veramente, veramente tanto. Ma poi, per quanto riguarda le strutture alberghiere, immaginiamoci noi turisti di prossimità, ok? Io voglio andare a Roma e Sara vuol venire qui.
noi dobbiamo consentire al turista, perché altrimenti non si chiama turista, cioè lui viene qui per rilassarsi. Le strutture devono essere accoglienti, non possono diventare ospedali, ragazzi. Cioè, per quello che effettivamente si sta immaginando, l'albergo diventerebbe un ospedale. Ma poi chi ne trarrà vantaggio? Una struttura grande, per esempio, che può accogliere più di 40-50 camere, per avere un ricambio, una camera andrà consegnata dopo 24 ore, ma totalmente sanificata. E le spese? Come faranno i piccoli albergatori, tanti B&B, case vacanze, come si fa? Io ieri ho finito questa intervista veramente con un po' di angoscia, per quanto ci siamo dati l'obiettivo in questa intervista di dare speranza, quindi di essere ottimisti e positivi in quello che stavamo per dire. Però io credo che la situazione sia veramente complicata. E io ora, se mi permetti, Nicola, ti rubo un attimino. Sai, io presento, sono anche una presentatrice per quel che posso nel mio piccolo. Io lancerei la palla, ecco, a Salvatore. Ti faccio da Certo. sponda, Salvatore, in un ristorante come il tuo. La Capienza, come farai? Ci senti? C'è il microfono chiuso, credo. Sì, Ok. adesso sì. Scusatemi, ma mi sono perso l'intervento di Sara, però poi mi sono L'hai ritrovato. sentita? Sì. Ti ho lanciato una Allora. grande sponda, Salvatore. Mi hai colta, mi hai sentita? Sì, Raffa, vi saluto, Vai. vi abbraccio tutti virtualmente. E niente, tutte le valutazioni che faceva Raffaella sono tutte ipotesi e idee che stiamo portando avanti un po' in gruppo ormai con diversi colleghi, sia a livello associativo che a livello meramente personale. Ed effettivamente non si può immaginare un ristorante senza la sala, fondamentalmente, perché per come ci si sta, per come si stanno ipotizzando, diciamo così, gli interventi, bisogna pensare a dei ristoranti senza gente. Mi dispiace dirlo, però ad oggi nessuno si è preoccupato del problema, tranne io personalmente, in qualità di ambasciatore del gusto. Credo che effettivamente il problema sia stato avanzato solo ed esclusivamente dalla mia associazione e non voglio portare acqua al nostro mulino, però oggettivamente è così. Quindi se vedi poi le richieste che sono state fatte al governo e le iniziative prese proprio negli ultimi giorni dal governo stesso, ti rendi conto che qualcosa di buono è stato fatto. Sicuramente non voglio entrare nello specifico, non voglio dare anticipazioni su quello che può essere il ristorante del futuro, perché le cose cambiano di giorno in giorno e di ora in ora, perché gli interessi sono veramente importanti e si sta cercando di tutelare un pochino tutti. Il discorso è che secondo me non si può andare troppo nello specifico. Mi permetto di dire, immaginare i tavoli a 3 metri, a 1 metro, a 2 metri, piuttosto che la mascherina sì, la mascherina no, i guanti sì, i guanti no, in questo momento è tutto superfluo. Perché voglio dire, se faccio un esempio, anche può essere una provocazione, e dico, se oggi al supermercato non c'è una regola di sorta, tranne quella della mascherina, non vedo per quale motivo un cliente che esce con la sua famiglia a pranzo o a cena debba essere fustigato, scusate per l'espressione, in questo modo. Quindi, se la regola che vale per il supermercato è quella della mascherina e del minimo contatto sociale, perché non è previsto per nulla distanziamento, allora a quel punto non vedo per quale motivo un ristorante, soprattutto come i nostri, dove si cerca di fare qualità, 10 persone non possono essere sedute dentro una sala da 100 metri quadrati, dico per assurdo. Quindi Ma non ha guarda che senso non si è oggi neanche fare capito, nessuna scusa che. ipotesi di limitazione, perché anzitutto credo molto nella fiducia, scusa, nel comportamento degli italiani, perché gli italiani hanno dimostrato di essere un popolo forse ancora più ligio al
alle regole rispetto ai tedeschi o rispetto agli inglesi. Quindi, forse, ragazzi. Forse voleva intervenire Sara in merito. Sì, sì. Okay. No, volevo soltanto portare un altro dato che è paradossale, no? Il fatto che chiedo scusa, mi dovete fare da tramite perché non sento Sara. Non so per quale motivo. No, il fatto che, non so, ecco, in un autobus sono i 40 metri quadri, no? Possono entrare 16 persone, nei 40 metri quadri di un locale invece ne può entrare una. Cioè, ci sono proprio delle robe che se tu vai a analizzare dici, ma scusa, ma 40 e 40, 16 e 16, 1 e 1, cioè le proporzioni dovrebbero essere le stesse. Perché nel momento in cui tu mi imponi, ok, facciamo che va bene un metro di distanza e tutto il resto, A, come ci arrivo al tavolo, B, brava, se vado al bagno, C, se mi faccio indietro con la sedia, Sara. Sara, ti sei persa la nostra, una delle prime nostre live, dove avevo considerato addirittura che c'era, allora, il metro e mezzo di passaggio, metro e mezzo che doveva essere alternato, lo spazio di la via di fuga, sì, da considerare, e quindi salivi a 3 metri. Alla fine era impossibile il servizio al tavolo. Separatore. No, ma appunto, ma tu dici, sai, ma io devo andare, no, a svagarmi. Le poste, per concedersi un momento diverso, no, ma resto a casa è meglio, perché... Ti faccio un esempio, io e Nick, per esempio, in macchina dovremmo stare, lui che guida e io come passeggero dietro. Certo. E quindi, però poi, se io e lui stiamo in ufficio insieme, possiamo stare anche a meno di... senza mascherina, cioè sono cose assurde, no? Non c'è Non, è come se non ci fosse una comunicazione integrata, come se non ci fosse stato confronto tra i settori, perché delle cose esistono per un settore e delle cose esistono per un altro. Dopodiché a compartimenti stagni. Addirittura sembrava che i giocatori dovessero quasi fare il ritiro insieme nei primi tempi, se ti ricordi. Però il problema è un altro, Sara, ed è quello che dicevi tu all'inizio. Noi l'abbiamo affrontata questa cosa, però la vorrei ripetere perché hai detto una cosa saggia. Ancora prima della comunicazione commerciale serve una comunicazione sociale di crisi, perché la gente è stata spaventata. Io dissi scherzando, se vedete della gente che vaga intorno al vostro ristorante, non vi preoccupate, non sanno che cosa devono fare, se entrare o meno, quando entrare. Quindi anche questo, Salvatore, diceva giustamente un mio collega, dice, io temo che dobbiamo, non dico ci vuole il butta dentro come si faceva nelle fiaschetterie, ti ricordi? È meglio di Sara che lo sa, che è della zona, però voglio dire, siamo a quei livelli. In costiera ancora diffuso il fenomeno. Allora, cioè, a volte sì, però avanti sott'otto il vizio. Li hanno multati, li hanno multati sicuramente. Infatti, noi ci vogliamo tutti trasferire in costiera per la vicinanza del mare, che è meno di 200 metri. Però a parte gli scherzi, c'è questo discorso proprio che una volta tanto il ristoratore dovrebbe un attimino togliere i panni del ristoratore, noi questo l'abbiamo detto, e indossare quelli del cliente, no? Perché molti dei clienti saranno, ha ragione benissimo Sara quando dice comunichiamo bene al cliente, diamogli sicurezza, fiducia, e soprattutto non ci dimentichiamo che il rapporto con il food cost un poco salirà per ovvi motivi, perché ci saranno economie di scala che noi possiamo sfruttare su grandi numeri. Perché voglio dire, sarà anche una cucina agli inizi non familiare, ma per elite, anche perché una famiglia di 6 persone, stando alle regole, si dovrebbe sedere in 400 metri quando poi divide uno spazio in casa, che insomma è quello. No, è veramente assurdo. No, mi permetto di aggiungere una cosa a quella che diceva Frank, appunto. Anzitutto, chi pensa di poter continuare a fare ristorazione con a basso costo, diciamo così, perché supportato dai numeri importanti, credo che non ci sia più spazio, perché è palese, cioè, nel senso che non si può pensare di tenere in piedi un ristorante da 200 coperti con i costi relativi a un ristorante da 200 coperti facendone 50. Quindi, no, ma lì dove... sicuramente chi ha lavorato di qualità in questi anni... è lo stesso discorso degli alberghi, Salvatore. Uguale. Però Sasà, perdonami una battuta, sì, allora, siccome ti conosco, quando tu, allora ti faccio un complimento che può sembrare un'offesa, ma è un complimento. Quando tu dici che tu lavori di qualità ti stai limitando, perdonami, perché tu lo sai meglio di me, il concetto di qualità è abusato, no?
In realtà certo. Il concetto è un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto al food cost, no? Quindi cioè, devi dare il miglior servizio al prezzo possibile. Ma tu non hai mai visto, ecco, io, quello che abbiamo detto nelle prime puntate, oggi il ristoratore si deve mettere in discussione e deve dire, ma io perché l'ho fatto questo lavoro? Ogni ristoratore, come te, mi risponderà, e io ne sono sicuro, perché io voglio dare il meglio di me. La gente mi deve conoscere, deve sapere che io sono speciale nella mia proposta e deve ritornare. E quindi io sono convinto che all'inizio molti ristoratori non apriranno neanche per un discorso da ragioniere, apriranno proprio perché non vedono l'ora di vedere la Per propria clientela. Per vocazione, una vocazione, diventerà anche una, ci sarà una, io la chiamo la riapertura sociale, perché sicuramente i primi tempi tu non li sosterrai i costi. Questo te lo Ma posso deve dare. essere così. Cioè il pizzico, penso, come si suol dire, se lo devono dare un po' tutti, soprattutto in zone, ecco, come per esempio la costiera, dove effettivamente quel turismo di massa ha portato comunque a degli introiti negli anni passati importanti. Quindi penso che diciamo, lo sforzo deve avvenire, soprattutto deve partire da parte di coloro Bellissimo. che, ecco, possono stare anche per un po' con la cintura un pochino più stretta, ecco, tutto qua, per andare incontro chiaramente al turismo che piano piano deve entrare in un circolo quantomeno normale. Diciamo che Raffaella ha fatto centro, mi permetto di avvalorare la sua tesi. È normale che negli anni si è incamerato, nonostante mille milioni di miliardi di difficoltà. Però negli anni si è incamerato, soprattutto in posti turistici come la Costiera Amalfitana, non c'è stato mai, e dico mai, un problema simile. Quindi magari i soldi, detto in parole povere, accumulati negli anni, dovrebbero servire alla ripartenza e soprattutto Assolutamente. per lanciare un messaggio di speranza e di fiducia per l'intero comparto. Io capisco che parecchi alberghi quest'anno non riapriranno, parecchi ristoranti quest'anno salteranno la stagione, perché un lavoro stagionale non lo puoi programmare in 2 mesi. Quindi io non ne voglio fare una questione politica, ma in questa situazione c'è da ringraziare soprattutto il presidente De Luca, che non ha avuto un timone saldo in questo momento, se non per salvaguardare la salute pubblica, dimenticandosi poi di tutto il resto. Oggi esco un decreto, domani mattina lo correggo. Io non ho, da imprenditore, il tempo di potermi organizzare perché non Bravo. so a che cosa vado incontro. Quindi un Bravo, ma grande applauso per la gestione sanitaria, ma da un punto di vista socio-economico ha fallito completamente il progetto. è stato un disastro, ma Non. fallito. Sì, ma infatti guarda, se tu vedi, lo dicevamo, modello mediterraneo e modello coreano, dal modello coreano c'è da dire che loro in una settimana hanno riaperto come se non fosse. Vabbè che loro Certo. erano abituati rispetto a noi, tu lo sai, quindi voglio dire. Certo. Voglio fare una domanda a Raffaella. Allora, Raffaella. Allora, cambieranno sicuramente gli scenari, lo diceva anche Salvatore, nulla sarà come prima, no? Sarà sicuramente diverso. Noi non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo sfruttare questa cosa che è successa, questa crisi, come se fosse un'opportunità per creare anche nuovi mondi. Faccio un esempio. Quest'anno, nel 2020, era l'appuntamento delle grandi major informatiche. Allora, ve lo preannuncio, io ho ascoltato un responsabile di una di queste major e mi ha detto una cosa interessantissima. Già quest'anno era previsto questo salto, però diciamo che per questo problema è slittato al 2021. Questa mega incontro tra le grossi, perché sembra che stiano progettando delle piattaforme esperienziali per il turismo olografico, in realtà aumentata, che mixa la realtà reale con la realtà virtuale, quindi fa un Raffaella mashup. sorride già, scusami. Sì, e ti sto dicendo quello che accadrà, ti sto dicendo quello che accadrà. E addirittura ti faccio un esempio, c'è un famoso rapper americano, Travis Scott, che ha fatto il suo concerto su Horizon, su una piattaforma digitale, e addirittura ha sbancato nella storia dei concerti tutti i numeri possibili e immaginabili. Sembrerebbe che Laura Pausini, ti do il dato degli italiani che stanno seguendo questo trend, voglia fare la stessa cosa su una piattaforma che immagini la Costiera Amalfitana. Perciò ti dico questa cosa, cioè lei vorrebbe Allora, ambientare. non mi avrà tra gli ascoltatori perché non l'ho mai amata più di tanto, la Pausini comunque, vabbè. Oltre Marco se n'è andato, insomma andrò anch'io quindi, non, sicuramente non sarò tra i suoi follower lì ad ascoltarlo. Allora, non, allora Ne ecco, pensi di questo musica. No, turismo? Cioè, allora,
mediato dalla realtà Allora, digitale. il concertone ci può stare, ok, io sto a casa, il DJ di turno, la Laura Pausini di turno mi fa il mega concertone, vabbè, lei me lo può fare con lo sfondo della Costiera Amalfitana, magari il rapper americano con Ground Zero, quello che gli pare, perfetto, io mentre sto lì che faccio le mie faccende di casa, ascolto la musica o chi per esso, va bene? Quindi diciamo che la musica è un qualcosa che, ecco, fatta in questo modo può essere apprezzata in background. Ma il turismo come lo fa in background? Cioè, io mi immagino un Alberto Angela che mi parla in casa mentre io pulisco i vetri, ma se non vedo quello che lui mi racconta, che Verissimo. cosa... Allora, Raffa, cioè, allora te e ci mi metto nei assolutamente. panni della guida culturale, cioè io sono lì al chiostro del paradiso e ti descrivo cosa se tu non vedi. Vabbè, io penso Sì. che allora chiunque sarebbe felice di averti anche olograficamente a casa piuttosto che vederti via video. Insomma, Ti faccio Raffa, una carbonara. mi sarà bella carbonara. Però a parte gli scherzi, in questi giorni sta circolando quel virtual tour della tomba di Tutankhamon. Non so se Di l'hai visto. Tutankhamon. Sì, l'ho visto. Allora, non potendo viaggiare, diciamo, allora, noi stiamo sempre parlando di strumenti alternativi, chiaramente non sostitutivi, però potrebbero essere invece questi strumenti per aiutarci a scegliere le future destinazioni, no? Cioè io prima di Questo partire. sicuramente. Ok. Allora, questo sicuramente. Io sono la prima che non appena c'è stato il lockdown, c'erano tutti questi, vabbè, cosa che avevo già fatto perché sono un'appassionata di storia dell'arte. Nel senso che mio padre ci ha cresciuti a collezioni di selezione. Non so se qualcuno ricorda le collezioni di selezione Reader's Selezione Digest. Ok. Praticamente ero talmente appassionata che io sono una persona, io sono alfanumerica, io mi definisco così. Non capisco un H di matematica. Però se mi fai vedere un codice alfanumerico, lo memorizzo. Memorizzo date, memorizzo numeri, compleanni, la smorfia della tombola da 1 a 90, imparata a 4-5 anni, mai più ripetuta, l'ho memorizzata. Scusami, scusami, Quindi... Raffaella, ci stava Nicola che stava cercando di mandarti Libano, non so perché. E quindi, sai, memorizzavo addirittura le misure delle tele, localizzazione e data, quindi per farti capire la mia passione per la storia dell'arte. E sono stata una del, cioè, sono stata con mia mamma, ho detto, dai, facciamo questa cosa, vediamo nei musei, facciamo questi virtual tour, eccetera. Dopo un po' ti stanchi, perché effettivamente ti manca, a parte il contatto visivo proprio reale. Però io non sono una, cioè io sono veramente da sindrome di Stendhal, cioè nel senso che io devo stare lì davanti a un quadro, ci devo restare per ore, però lo devi vivere il quadro, cioè lo devi vivere in maniera tridimensionale, che non deve essere una tridimensionalità digitale. Te ne fai poco? Sì, prendo appunti, ok, quando tutto questo finirà andrò lì. E penso che questa cosa può essere, diciamo, associata tranquillamente al food, perché se io mi faccio un itinerario Uguale, turistico, uguale. mi faccio l'itinerario turistico e dico, ah bene, ok, mi faccio, io per esempio il mio ultimo viaggio è stato un tour dell'Andalusia, ok? Tour dell'Andalusia e me ne sono tornata in Galizia, che insomma è la mia seconda patria. E nel tour io andavo a mettere sempre, ecco, lo spillino, ecco, quindi no, annotavo sempre l'aspetto gastronomico. Ma sono tutte cose che si possono fare in, ecco, in preparazione di, ma credo poco a queste cose, cioè... Allora, il mezzo L'arte non e il conosco. turismo vanno vissuti, ma a parte che il turismo va vissuto a 360 gradi, va vissuto l'aspetto enogastronomico, tu devi assaggiare, tu devi, ci deve essere il contatto proprio, e col cameriere, col proprietario, a volte soprattutto nelle nostre piccole realtà, e il proprietario, lo chef che esce dalla cucina, cioè col grembiulino sporco e ti fai la chiacchiera con lui, manca tutto questo, mancherà questo, mancherà a me. Io mi immagino tornare al lavoro con la mascherina, cioè noi che lavoriamo nel turismo, noi abbiamo come nostro biglietto da visita il sorriso, ragazzi, come si fa? Ok, impareremo a sorridere con gli occhi, tutto a posto, ma come fai? Cioè manca proprio il sorriso, manca l'empatia, manca, non lo so, Bene, sarà difficile. l'emozione manca, allora cioè. sì, Raffaella, Manca il coinvolgimento. allora partiamo dal presupposto che infatti non a caso si chiamano media perché sono uno strumento e non un fine, no? Cioè l'esperienza umana non Assolutamente. è sostituibile. Per esempio, mi capita di vedere i ragazzi ai concerti che riprendo, dico, sentite, ma voi perché non vi godete il momento dell'emozione piuttosto che riprenderlo per Il trasmetterlo ad un cellulare. amico? Cioè, ma È godetevi il vero. momento, cioè, è uno stress, ma viene a me lo stress per loro, guarda, è una cosa incredibile. C'è una Anche al domanda. ristorante è così, Frank, Sì, e scusami. tu lo sai che sfondi una porta aperta sui food influencer,
che è incredibile, certe volte effettivamente è uno scritto, però tu sai che cioè, i consumi sono cambiati, mentre prima si consumava certo. il cibo, oggi forse è più importante fare la foto al tuo piatto, quindi la mise en place è diventata fondamentale, no? Cioè, siamo ai paradossi allucinanti, no? C'è una domanda molto interessante che ci fa Bodo Della Corte, dice: ma allora ragazzi, secondo voi tra la salvaguardia della salute e l'aspetto socio-economico come si fa? Quale deve prevalere? Io vorrei sapere un attimino il vostro pensiero su questo. E ringrazio Bodo per la domanda. Certo. Che saluto. Vabbè, parto io, dai. Ok, vai, vai. Ciao Bodo. Allora, guarda, il discorso è molto molto complesso. Sicuramente in una prima fase ci sarà molta più attenzione alla tutela della salute che nemmeno all'aspetto economico, perché basta pensare per come sta andando già, ecco, quindi penso che in questa fase già sia stato fatto molto e a volte anche fin troppo per la tutela della salute. È normale che al ristorante il distanziamento sociale nei limiti del possibile varrà alla stregua delle altre attività che in questo momento sono in piedi e stanno lavorando. Quindi dal mio punto di vista, sicuramente in una prima fase comunicare al cliente che un ristorante è, tra virgolette, salubre, ha più senso che comunicare facciamo il piatto bello, facciamo il piatto buono. Però se vengo da te voglio essere rassicurata, capisci? Io mi immagino... Il cliente ha bisogno di questo, di essere rassicurato in un ristorante come in un albergo. Al di là delle restrizioni governative, legislative, io credo che la prima comunicazione che va fatta oggi è quella della salubrità degli ambienti del ristorante, Salvatore, in generale, dalla cucina alla sala. Salvatore, l'abbiamo proprio detto, allora lo stiamo dicendo da tutte le puntate questa cosa, cioè che la comunicazione di crisi, cioè levare questa esasperazione, perché c'è stata una comunicazione criminale, ma soprattutto un senso di insicurezza e di incertezza, coloro che ci dovevano guidare hanno trasmesso più ansia, più insicurezza. Allora, invece voglio fare una domanda carina sia a Salvatore che a Raffaella, no? Allora, e poi c'è anche un motivo, diciamo, fondamentalmente io sono quasi sicuro che i primi che torneranno sono quelli che ti conoscono perché non vedono l'ora. A tale proposito, ragazzi, lo chiedo a tutte e due, avete già avuto qualche turista, qualche cliente che dice: ma Salvatore, c'è qualcuno che già non vede l'ora, perché ripeto, il nostro essere mediterraneo ci porta a essere una famiglia, molti andranno da Salvatore perché hanno perso proprio quel senso di vicinanza con Salvatore, di famiglia, di quando vanno da lui, di ospitalità, no? Quindi vi sta capitando, idem con Raffaella, ci sarà qualcuno che magari dirà: voglio ritornare in Costiera Amalfitana perché mi sono trovato bene con Raffaella, che mi ha fatto vedere delle cose bellissime, quel perdersi nei vicoletti che dicevi, no? Fantastica, è poeticissima come figura. Avete già avuto qualche cliente che si è messo in contatto con voi, dire: quando torni? C'è stata questa cosa di questo preavvertimento per dire: non vediamo l'ora che riapri. Inizi tu? Io ce l'ho. Vai, Raffa. Allora, sì, io ho una famiglia di Roma che, insomma, si è poi diventati amici nel tempo e che hanno sempre avuto casa qui, in realtà, anni addietro. Poi per svariati motivi hanno lasciato casa, quindi poi sono tornati lì di base a Roma, però tornano qui con una certa continuità. E a loro manca. Io ogni volta che pubblico una history, eppure non sono un influencer, anche se Nicola ha detto: ma tu dovresti aprire una pagina, ma dov'è che quella pagina, Nicola? E quindi sai, c'ha 1140 follower, ho detto: senti, dovresti aprire la pagina. Allora, lo diciamo che anche Nicola, ma Salvatore penso che mi conosca un pochino, cioè noi ci siamo conosciuti in occasione di un contest gastronomico, siamo veramente usciti, no, apparenti di più, cioè proprio amiconi, come se ci siamo divertiti, perché io penso che molto spesso è quello che ora, scusatemi, da una cosa passo all'altra, ma una parentesi breve, molto spesso, ecco, si parlava di food influencer. Io penso che nella maggior parte dei casi, forse Salvatore questa cosa me la può confermare, questa categoria, diciamo che tutto ciò che influencer a me non piace, perché vedo molta fuffa, vedo molto, io sono una persona concreta, ragazzi, cioè per me ci deve essere questo e ci deve essere questo. Credo che Bodo in questo momento ti stia applaudendo. Detto Bodo, questo, quante food influencer fanno raffreddare il piatto e si mangiano la schifezza? E poi ti criticano pure. oppure
quante food influencer o pseudotali, perché di Però mo mi pseudotali, devo, ragazzi, ce ne stanno mi proprio coi devo secchi. arrabbiare. Allora, premesso che chi fa marketing vi odia, cioè il marketer serio non può non amare, però allora è sbagliato criminalizzare a monte. Ci sono ufologi in tutte le categorie, credimi, Raffaele. Ci sta anche Sì. l'influencer bravo, è preparato. Noi abbiamo avuto. E io Abbiamo... sono d'accordo con questo, però io penso che effettivamente se io ho qualcosa da vendermi, devo avercelo Posso. davvero, non me lo devo inventare. No, non solo, non solo, Capito? ma Però purtroppo voglio viviamo fa molto, c'è molta pochezza fatemi in dire giro, sette ragazzi. cose. Allora, Sì, giusto facciamo per parlare a lui che magari, se, di la verità, qualche food influencer ha aspettato per fare la foto, si è fatto freddo il piatto e ti ha pure criticato. Di la verità? Hai visto? Senza saperlo. No, allora, anzitutto Raccontaci questa esperienza. volevo anzitutto ricollegarmi al fatto di alla prima domanda di Frank. E quindi niente, io ho aderito a un progetto sviluppato da una rete di giovani salernitani, diciamo così, non voglio fare pubblicità, che si chiama Cucina Continua. Io così, sai, giusto per gioco, ho fatto l'iscrizione al ristorante sulla piattaforma, ma è veramente giusto perché un amico mi aveva chiesto: Salvatore, dai, ci dai una mano a far girare il portale. Ad oggi, ovviamente, la mia idea era quella di vendermi su internet anticipando i tempi, quindi abbiamo fatto un voucher che fosse in linea con i miei prezzi al ristorante. E niente, ad oggi ti dico che abbiamo Che già riscontro hai venduto, avuto? quello che stavo dicendo, abbiamo già venduto 30 voucher in circa 10 giorni, Anche quindi ad Amalfi hanno fatto questa cosa. capisci bene che la voglia di ritornare al ristorante da parte dei clienti, clienti e non, devo essere sincero, è tanta. Ovviamente parliamo di buoni da 100 euro, quindi comunque non alla portata di tutti, però ti posso dire anche di pizzerie che hanno venduto 50-60 voucher, quindi la voglia di ritornare al ristorante è tanta. Ovviamente io credo che la gente sceglierà ancora di più. Perché nei posti super mega affollati non ci andrà. Se hai esaminato bene negli anni, probabilmente oggi è arrivato il momento Ci di sarà più raccogliere selezione. qualcosina in più. In merito poi al discorso che faceva Raffaella dei food influencer, io credo che, ragazzi, la selezione naturale purtroppo poi avverrà. Quindi chi ha parlato di food e ha sempre parlato tecnicamente, professionalmente di food, continuerà a farlo. Lo Sono scroccone di d'accordo. turno non avrà più Bravissimo. spazio, perché Ah, ad un oggi abbraccio cadete. virtuale ti mando. No, ma io penso di Standing dire cose. ovation. Salvatore Vallone for President, ragazzi. Grazie. Ah, Vabbè, penso che Nicola mi abbia invitato anche per questo, perché tanto non ho peli sulla lingua e non devo ringraziare nessuno. Nico, ti ha Ad appena detto che oggi. non puoi andare in nessun locale. L'unico locale che Al di là delle amicizie personali che ognuno ha, ma io vi dico anche che potrei scrivere dei libri, potrei scrivere dei libri su gente che addirittura si è fatta prestare la carta di credito dalla fidanzata perché non aveva nemmeno i soldi per pagare il conto quando gli ho chiesto il conto. Cioè, quindi ragazzi, io perché si veramente. spacciava per food Perché era blogger. sì, un Quello fuffo blogger, come direbbe è il qualcuno. food stalker, Eh, ma quindi, cioè, guarda, non posso fare nomi e cognomi, ma gente che infatti Salvatore, nel mondo non sono ben no, visto. il food blogger adesso sarà il nome in codice Blogger. mio di Nicola, vero? Blogger spettacolare, ma cioè, anche l'hashtag fuffology comunque, a parte gli Bellissimo. scherzi, non a caso, come scelta proprio della WEG, cioè pagare, cioè il degustatore professionista vuole pagare anche bene. Ma perché si deve sentire libero poi di esprimere un giudizio? Esatto. Ma certo. Io dico sempre: quello che non si paga non si apprezza, ed è il mio Bravissimo. motto di vita. Bravissimo. Vi posso Ma adesso, raccontare una cosa, una storiella simpatica? no, stai Sono. zitta per favore. No, stai zitta. Scherzo. Posso, a proposito di food blogger, insomma, vabbè. Praticamente, io quando a volte chi mi conosce per la prima volta, no, diciamo quanto è spocchiosa questa, poi basta così, e questo forse Salvatore ve lo può Sì. confermare, Sì.
Mi scrollo proprio e sono amicona, ecco come potete dire. Questo è stato, però non posso dire dove sono stata perché è un posto Capisce? famoso. Fa niente. No, no, lo so. Vabbè, ve lo posso dire, ve lo posso dire. Sono andata, sono stata praticamente all'approdo a San Marco. Ah, ok. Ok, a San Marco di Castellabba sono andata all'approdo. Mi era stato regalato questo weekend, visto che io d'estate faccio mille cose, mi occupo anche del Ravello Festival, faccio accoglienza, insomma, lì facevo, speriamo che si riparta anche con il Ravello Festival, quindi un'estate veramente piena, piena, piena di cose, è una cosa che mi piace, stressatissima a settembre, comunque mi regalano questo weekend a San Marco di Castellabate, lì alla struttura, come ma non in una camera qualsiasi, nella suite con la spa nella suite. Quindi No. praticamente quella c'è una camera, se non sbaglio, là che si chiama Elea. Quindi praticamente io ceno là nel ristorante Donna Elvira. Sì, ho mangiato benissimo, però facevo mille domande perché io sono una che quando mangia, mia mamma me lo diceva sempre, io facevo l'autopsia al cibo da quando ero bambina. A casa la potevo fare, al ristorante ma ci dovevo adeguare, quindi al massimo osservavo. Poi sono una persona che quando mangia una cosa per la prima volta, io la devo annusare. Non so, Salvato, forse è cattiva educazione. No, no, anzi, Allora, anzi. figura, su alcune cose sono talmente esperta che dall'odore riesco a capire tutta una serie di cose. Vabbè, un po' come i numeri, quindi fatemi vedere gli IBAN che magari dopo li memorizzo. E quindi vedendomi, poi mi ero messo un vestito, stavo preparata normale, no? Comunque ceno là e faccio tante domande, ma era curiosità mia, ragazzi, ve lo giuro. Non per niente facevo la foto, eccetera, eccetera. Comunque alla fine ero sul dessert, il dessert mi viene servito dallo chef. Lo chef è uscito dalla cucina, accompagnato dal cameriere, la signorina, io così. Fermo di ma. No, la signorina, sono nella camera lei, la signorina ha chiesto qui, ha chiesto lì. Io sono convinta, ragazzi, ma al 100% che mi avevano preso per una di quelle food blogger spocchiosissime, che chissà quale recensione poi avrebbe tirato giù, ma alla fine io poi ho detto, guardate, ma Allora vedi che conviene fare la food blogger, se lo chef è uscito, faccio fare una chiacchierata. Ho detto, io non so, ah no, facevo così. Ho detto, ma forse siete abituati a figure del genere. E di lì diciamo che sono caduti i muri e lo chef si è seduto a tavola con noi, col cameriere, perché eravamo gli ultimi in sala. E quindi è venuto giù il muro, è venuto giù, ecco, anche un mondo alle spalle che, vi ripeto, a me non piace per alcuni versi. Quindi, sai, è una cosa simpatica. Mi sono detta, ma quasi quasi. Vabbè, no. Vabbè, Però vi questo dico. periodo, diciamo che è il periodo di Certo. moda per chi campava di questo food scrocker, come lo potrei chiamare io. Ma io non mai avrei. E alla fine, se non sbaglio, mi hanno regalato anche dei pasticcini che me li hanno confezionati, me l'hanno fatti portare in camera, quindi insomma sono stati anche tanto gentili, devo dire la verità. Però io ho tirato giù una maschera che poi alla fine non c'era, perché loro pensavano che io fossi la food Vabbè, blogger di Raffa, ma turno. Ci siamo scusami, fatti due risate. è Però facile andate, perché mandarti veramente si mangia bambola, bene. capito? Cioè, Cosa? perché Non ho in capito. realtà, esempio. Cioè, addirittura. No, ha ragione Salvatore, è un meccanismo ridicolo, però ripeto, a scanso di equivoci, allora, e vale soprattutto per le grandi realtà, sarete d'accordo, ma queste piccole realtà che tengono, per esempio, a me è capitato un negozio di scarpe con lo shoes influencer, e tipo un negozio di No. scarpe di 20 metri quadri. Cioè, ma uccidetevi, cioè, c'è di tutto e di più, ma in tutti i settori, raga, c'è l'abuso di Ma queste posso cose. dire anche un'altra cosa? Perché io non amo molto questa categoria? Perché c'è quello vero dove, allora io sempre pensato una cosa, il mio vestito è la verità, sempre, nei rapporti umani, nei rapporti interpersonali, famiglia, amici, tutto, la verità sempre, la verità, come si suol dire, ti rende libero. Quindi per qualsiasi cosa non devi fingere, non, a me la finzione. Se c'è una cosa che io detesto è la finzione, quindi La fingere, costruzione. cioè capito, è anche quello che effettivamente a me fa perdere di credibilità. Per Sì, ma questo, insomma, c'è, penso che l'autenticità deve essere. sì, allora c'è un Te ne discorso. accorgi. C'è un discorso a monte però su questo. Raffa, tu che sei una comunicatrice, non lo devi dimenticare. Mi dispiace che non ci sta Salvatore, che non ci ascolta, però Abbiamo perso, l'ho perso anche Sara, purtroppo che è caduta, non ci sentiva più. C'è qualche, Infatti vabbè, andava e veniva. questo Allora, siamo periodo. rimasti in tre, ragazzi, come diceva una canzone.
quattro amici al bar, tre amici al bar e così via. Però Raffa, tu non devi dimenticare una cosa, no? Allora, c'è tanta fuffa e c'è tanta anche presunzione, e sono d'accordo con te, no? Nel senso che poi alla fine certi comportamenti, mi dispiace, sono stati anche vallati da alcuni ristoratori sciocchi che non si sono affidati esperti della comunicazione. Assolutamente, Ok. assolutamente. Detto questo, è anche vero che noi una grande verità la dobbiamo dire. La parola, fortunatamente, oggi è passata dalla parte delle aziende alla parte dei consumatori. Cioè, ancora prima di Sì. entrare in un locale, oggi ci sono i pareri, c'è TripAdvisor, ci sono altre piattaforme, per cui voglio dire, canalizzare in maniera corretta e onesta, torniamo al tuo discorso della verità divina, Sì. i consensi non è sbagliato. E tanto il discorso è come lo fai, ok? Però guarda, nel momento in cui mi citi TripAdvisor o tante altre piattaforme che recensiscono, ricordati che Vabbè. questo, No, ma la eh? stessa. Ricordati questo, cambia tutto, cambia le persone, capito? Assolutamente. Quindi Ma anche la stessa. Anche TripAdvisor, tu lo sai meglio di me, si comprano recensioni, voglio dire. Ma, però, diciamo, andando al dato, oggi ti arriva il consumatore, e quello sì, che poi è un po' fastidioso pure volendo per qualche ristoratore, che è informatissimo, ne sa più di te. A me è capitato, da responsabile della comunicazione di alcune realtà aziendali, che mi arrivava il consumatore a cui facevo io le domande, dicevo, ma come la sai questa cosa? Lui disse, chi te sai, l'ha detto? il tuo tavolo è di 1,20 m, dicevo, veramente, i nostri tavoli sono di 1,20 m, non avevamo mai misurati, i tavoli, sì, i vostri tavolini sono di 1,20 m, sono fatti con il legno preso, non so. Cioè, ma dove le hai lette queste cose? Eppure avrei dovuto scriverle io, perché siete dirette online. Cioè, sì, le ho lette online, me le ho dimenticate io, figure. Senti, ma una sera vieni, me lo racconti un'altra volta, perché io non me le ricordo più queste cose che ho scritto. Cioè, arrivi a questi paradossi, eh. Sì. E io penso che ti succeda anche a te, che arriva perché Sì, ormai è allora, sì, disponibile. nel settore turismo, almeno per quello che, ecco, riguarda il mio ambiente in un certo qual modo, sì, è ovvio, lì sì, per esempio il costo del biglietto è questo affresco, è questa cosa, sì, sicuramente tante cose, anche se penso che almeno per quanto riguarda la mia struttura museale è diverso, perché lì quella è il piatto, magari può variare. Ci possono essere delle variabili che possono modificare un piatto che è un cavallo di battaglia di un locale. Allora io un giorno l'ho mangiato bene, il mese dopo tu l'hai mangiato male. Cioè, Però capisci? è anche vero Quindi. quello che ti dicevano, cioè oggi tengo questo e cioè, tecnicamente ho le app, le guide, cioè tecnicamente oggi ci sono strumenti incredibili. Mi dispiace che prima Salvatore non era online, avevo detto una cosa fondamentale, Salvatore, però dimentichiamo due cose, però dobbiamo registrarle, no? Chiudendo il discorso influencer. Il primo che appunto lo dicevamo prima con Raffaella, che molti comportamenti sbagliati sono stati anche avallati da alcuni ristoratori che non si sono rivolti ad esperti e a professionisti. E Oddio! Salvatore, ti hai altra riperso questo. Sì. cosa che oggi con questo le informazioni ti precedono. Cioè, voglio dire, citavamo TripAdvisor, ma per citarne uno, non fare la solita pubblicità a lui, che poi anche su quello ci sarebbe da discutere, lo dicevamo. Io credo che sia il peggiore di tutti. Tu sai che io Fit Trip non l'ho visito mai. Allora, Penso che sia il mi meno veritiero. permetto. Scusate per l'assenza, Ecco, però. se no te la faccio diretta la domanda, te la faccio Ok. diretta. Tu su una recensione negativa sul tuo locale, no? Online, ecco, questo te lo faccio da comunicatore perché sono curioso. Come ti comporti? Mi incazzo come una belva. Subito, Così. è Ma subito quello allora che fai, ti rispondi o non rispondi? spiego, certo, ovvio, perché nel 99% dei casi sono realtà fallate, cioè nel senso che o il cliente che non c'è mai stato o... Competitor. Allora, guarda, io parto dal presupposto che ho un ristorante con 16 coperti, quindi io so per filo e per segno Chi è tutto, entrato nel e tuo dico locale? tutto, no, non solo chi è entrato, ma io so per filo e per segno tutto quello che succede dentro al ristorante, quindi cioè, credo Beh, avete toccato un c'hai una tasto visione che mondiale di almeno quello mi fa che succede. arrabbiare già così.
in via virtuale, figure dal vivo. Ah, vedi, Quindi vedi, quello ho che dicevo. la contezza di quello che succede dentro al ristorante sempre e comunque, quindi con una persona seduta o con 16 persone sedute. È normale che non siamo dei santoni e non tutte le ciambelle riescono col buco, però è anche vero che quando un piatto mi torna indietro, forse in vita mia, non per essere presuntuoso, però piatti indietro interi me ne sono tornati forse tre. Per Guarda, problemi legati a non all'esecuzione, ma ad altri problemi, guarda. Salvatore, ma Però per quello che ti conosco, io sono convinto che se dovesse succedere, ma non credo ti succederà spesso, appunto, perché però voglio dire, sono talmente convinto che tu apriresti un canale di comunicazione con quello, saresti anche capace di dire: senti, ma te lo ricordo, fammi capire qual è il problema, no, te no, lo no, io dico. figurati, è quello che succede, cioè nel senso che Va. spesso allora, la critica negativa ci sta e ci può stare sempre, soprattutto per noi Però deve che essere proponiamo, costruttiva, Salvatore. esatto, per noi che proponiamo una cucina, come dire, che va al di là di quello che è il gusto standard, Sì. andando a fare e a creare abbinamenti differenti, è normale che non tutti i clienti possono essere preparati Salvatore, tu lo sai, col palato. E col quindi, palato, chiedo scusa, bravo. Fra, e No, quindi questo dico così, non bravo. tutti magari riescono a capire quello che tu volevi proporre. Detto questo, facciamo anche un sacco di confusione. C'è ormai un sacco di confusione perché basta dire cucina gourmet, io faccio cucina gourmet, non significa mettere il fiorellino nel piatto o fare 800.000 ingredienti in un piatto, che ormai penso che questa è una Anzi, cosa dovrebbe che si essere è capita, no? l'essenziale. Esatto, Dovrebbe cioè essere io dico l'essenziale. sempre tre elementi messi in croce andando ad esaltare quelle che sono Bravo. Bravo. le Certo. caratteristiche organolettiche di un prodotto insieme ad altri due. Però è la Salvatore. mia visione di cucina, non, cioè io non sono un santone, lo Però ripeto. Salvatore, ma potete vivere con quest'ansia? Cioè, io non sono No, assolutamente no. ristoratrice. Ma come si Assolutamente fa? no. Cioè, io stare Io con l'ansia di dire, oddio, ma questo mi recensisce. Cioè, assolutamente no. io andrei in Guarda, ansia da Raffaele. prestazione. Ti dico la verità, ti dico la verità. Prima mi applicavo un po' di più. Io credo che il sistema di TripAdvisor, volendo fare Io penso un che sia nome e cognome, abbastanza. no, io dico è sbagliato soltanto nella metodologia, nel senso che a differenza di Booking, faccio un esempio, dove tu hai Sì, un che codice certifichi. legato alla Bravo. ricevuta, allora Sì. diciamo la regola d'ingaggio sarebbe soltanto quella dello scontrino. Bravissimo, Allora, bravissimo. dimostrami di essere Di stato esserci stato fisicamente in un veramente. ristorante e poi dopo mi Sì. puoi anche criticare. Così, voglio dire, lascia il tempo Bravissimo. che trova. E non lo vogliono fare per ovvi motivi, perché altrimenti finirebbe il giocattolo, Crollerebbe capisci? Cioè, l'impero. l'anonimato ricercato dagli ispettori Michelin, capito? Allora, Salvatore. TripAdvisor ha dato a tutti la possibilità di essere un ispettore in incognita. Salvatore, ci sta un Giocando, scusami Frank, giocando. giocando con i soldi dei ristoratori. Penso che questa è l'unica Una bella idea. vera verità legata a Sono TripAdvisor. d'accordo. Un'ultima cosa, mi chiudo, poi veramente non parlo più, mi taccio. Un piacere sentirti. In merito ai food blogger, io ti dico che ci sono state degli appuntamenti importanti che sono stati dei momenti di crescita per noi Assolutamente. cuochi, ok? Nel momento in cui si siede al tavolo un critico enogastronomico, può Mi è essere successo. un momento di crescita e saresti uno stupido da ristoratore più che da cuoco non fare tesoro magari delle Delle critiche o informazioni, delle certo. informazioni che ti vengono trasferite. Diciamo che negli anni però questo è stato un pochino esasperato e quindi anche qui poi ci sarebbe da aprire un capitolo a parte legato alle consulenze piuttosto che ai gettoni per le guide, però vabbè, lascia il tempo che trova e non Lasciamo ne stare. parliamo. Allora, due osservazioni Io veloci. scusami Frank, io non trovo assolutamente corretto e Dici. non esiste dichiararsi ispettore di una guida e vendere consulenze tramite un altro canale. Cioè, questa è una cosa, ragazzi, che non esiste. Non esiste, cioè, non Allora, esiste. scusami, Nick, due dati velocissimi. Bellissima, Salvato, l'idea del pranzo verificato come gli acquisti su Amazon e su eBay. Fantastica st'idea che hai avuto, eh. Sono pienamente sfondi un portone aperto perché c'è un cancro.
ancora superiore a quello che hai detto tu, che sono le guide locali di Google. Guarda, io quelle proprio le sparerei col Mitra. Quelle proprio le sparerei con il Mitra. Allora, ragazzi, ormai è Lo fanno pure normale che. gratis, capito? Cioè, parlano male Certo. gratis, lo sfizio di parlare male. Allora, il posizionamento online credo che oggi sia prioritario poi rispetto a quello che è il contenuto, nel senso che, mi Lo sai spiego tu. meglio, No. veicolare dei dati oggi è economicamente più vantaggioso che parlare bene o male di un posto. Non so Bravissimo. La se percezione. No, mi allora sono ti spiegato. dico il famoso detto che si dice in questo caso: la percezione vince sempre sulla realtà. E certo, è così. Giustamente da fare. Questo Ma. è il come più importante del cosa oggi. È paradossale, ma è così. Franco, a me dispiace dirle certe cose, però se poi vengo chiamato in causa non posso tirarmi indietro. Oggi purtroppo il popolo di internet valuta solo ed esclusivamente quello che è l'impatto economico su una possibile cena. Quindi il criterio prioritario oggi per il popolo di internet è il conto. È inutile negarlo, il ristorante è migliore o peggiore a seconda si paga Però di più o paga Salvatore, ti meno. posso dire una Poi cosa c'è che ti farà un'altra fetta di male. clientela. Sì, dici. Ok. C'è Allora, un'altra fetta di clientela che magari ragiona in modo diverso ed ti è stai dando quella la sulla risposta. quale stiamo lavorando da 7 anni. E allora non è Cioè, un è problema, inutile. di audience, è un problema di posizionamento, Salvatore. Certo. Probabilmente devi tarare qualche cosina nella tua comunicazione. E te lo Certo. dico perché mi è capitato di pagare 700 euro una cena. E se vuoi, dopo ti dico dove, te lo posso pure dire Oh, ma adesso. figo. Sulla vela negli Emirati Arabi, e sono stato felicissimo perché in quel momento era uno status, ok? Cioè, il Sicuramente. cliente che viene da te per la qualità di cucina che mi permetto perché la conosco, cioè, lo sai che ci conosciamo, non Grazie, direttamente, grazie. secondo me non è un cliente che bada al prezzo, chi bada al prezzo non è un tuo cliente, perdonami. Cioè, io faccio No, sempre ma noi l'esempio tra il cerchiamo treno e il sempre. taxi, no? Cioè, tu il Sì. treno lo prendi quando devi risparmiare. Chi viene da te viene in taxi, non viene in treno, capisci? È una metafora per dire che vuole essere portato da te. E Certo, però viene Frank, capisci pure che magari stando a Baronissi e quindi stando in periferia ho delle problematiche differenti. da te. Cioè, oggi Mamma la mia. gente ancora mi dice. Ma a Baronissi non si può spendere No, ti 40-50 euro a faccio. persona, Io cioè questo ti di dico più. un'osservazione che ti farei io, perché questo è uno degli elementi del marketing che si deve valutare a monte. Io mi fa un professore, ma è Certo. così. No, Però è così. effettivamente io, vegetaria, non me l'aspetto a Baronissima, me l'aspetto dalle parti di Ma Raffaella, capito? è quello che gli ho chiesto io quando ci siamo conosciuti, perché ci Allora. siamo conosciuti nella cucina del Cetus. Dove lui mi guarda e mi Da fa: ma io ti conosco, io ti ho visto da qualche parte, credo che forse mi avrà visto in qualche programma TV che ho fatto per Canale 8. Da lì, insomma, è nata più che amicizia, è stata una stima quasi da subito, vero Salvatore? Almeno da parte Certo, mia è ovviamente. stato questo. No, Lui mi ha è così. sempre parlato di voler, infatti quando mi diceva cetaria, dicevo ma io qua non ce l'ho nell'elenco dei ristoranti di cetaro. Lui fa no, ma io non sono a cetaro, io sono a Baronissi. E Sì. io ho detto come mai Ma. Baronissi? Lui mi ha detto guarda, per una serie di motivi, che ecco, non sto qua a raccontarvi, ma che lui conosce bene, ha detto ho voluto portare un pezzo di costiera lì, È però un così. pezzo di costiera di un certo. E quello che mi, io ora per esempio non ci parlavamo veramente forse da quell'occasione. Io in quel caso, cioè in quell'occasione, ho visto un ragazzo genuino, cioè Salvatore pensa A, dice A, Salvatore pensa B, dice B. Non è che uno che dice pensa A e dice B per convenienza. E allora Salvatore, anche di avere, Grazie. anche di essere mandato, ecco, voglio dire, a quel paese, però anche di avere una critica negativa, lui se la prende, però lui dice quello che pensa. Allora, sotto questo aspetto, ci siamo trovati, diciamo, quasi subito. Sai, a volte capita che ci sono quelle conoscenze Affinità elettive. cappelle, ti rendi conto che effettivamente siete sulla stessa linea. E allora noto, sentendolo parlare adesso, che effettivamente non si è piegato No, alla realtà che assolutamente. purtroppo gli viene imposta. Non solo, ma aggiungici che una delle sue specialità è la carne. Quindi lui deve lottare con due pregiudizi. Capisci? Cioè, allora, io ho un dossier sul suo ristorante di 35 pagine. Sono anche disposto a fartelo vedere adesso, se vuoi. Mi Ha assumo. studiato. Però poi ti accorgi che il suo progetto è un progetto spettacolare. Però Ma è ecco, autentico quando. perché lui è una persona vera, capisci? Non c'è l'imprenditore di turno che deve stare lì soltanto a fa soldi. Lui ci crede nel progetto che Un fa. appassionato si vede dalla Quella faccia. deve essere la prima cosa un No, po' ma per io, al tutti. di là di questo, poi dico il fatto di aver ricevuto dei riconoscimenti in questi anni è sicuramente È avvalora, una diciamo, la mia vocazione, ma si teoria. vede. Capito? Cioè, è normale che nel momento in cui tu decidi di mettere in campo un format lontano dal mare, con una cucina contemporanea,
rivisitata, eccetera, 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 con 16 posti, è ovvio che devi puntare, o comunque Ovvio. vuoi puntare, a un discorso qualitativo differente che passa anche attraverso le guide. E quindi per quello vi dicevo poi, quando mi parlano di blogger, food blogger e critico enogastronomico, vi posso garantire che ci sono critici che fanno i critici, vengono al ristorante, mangiano, pagano e dopo si presentano. Cioè, ragazzi, veramente è E poi così. c'è quello E che poi chiama. c'è quello che ti chiama e ti dice: posso venire a mangiare perché ti faccio il post su Facebook? Si apre, mo, va bene la comunicazione perché comunque fa parte di un discorso comunicativo, però forse del post su Facebook oggi non ne abbiamo più bisogno. No, Io credo che questo tu non ne hai no, bisogno. no, 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 Raffa, io credo che c'è bisogno di tanti post su Facebook, ma che inneggino alla qualità Ma piuttosto che al singolo assolutamente. ristorante, Però capisci? devi sempre Cioè. vedere il post da chi viene. Esatto, vabbè, quello è Infatti, io fondamentale. penso Però di io ti dico questo. che nella mia vita, ragazzi, io faccio tesoro di tutto. Poi sono schietto e sincero, magari ho tanti nemici. Io penso Nicola, ci siamo conosciuti un pochino meglio negli ultimi tempi e sa come ragiono. Io mi lotto per lotto per una causa e sposo degli obiettivi. Faccio un esempio, ma volendo cambiare un attimo argomento, io mi sono battuto recependo, diciamo, le problematiche di alcuni colleghi del territorio, e ho portato le richieste di questi colleghi in associazione da me, e queste richieste sono arrivate al governo. Proprio stamattina giravo una mail che io ho mandato a, non perché me ne voglio fare un plauso, però Non capisci abbiamo bene parlato che nei giorni scorsi, quindi nel momento in dillo. cui io sposo una causa, poi cerco di portarla avanti. E il fatto che oggi esce un articolo del Sole 24 Ore piuttosto che del Corriere che porta avanti una mia teoria, e lo posso garantire perché c'è tanto di mail allegato con una richiesta esplicita fatta all'associazione, per me non può che essere un motivo di vanto, ma non tanto per me quanto per il territorio, perché oggi lavorare diciamo da soli non ripaga. Quindi creare una Se non si fa comunità la sul rete. territorio che ragiona nello stesso modo, che punta alla qualità, ad Ma accogliere il cliente in un soprattutto certo adesso. modo, esatto, si crea Questa è una una cosa rete. che. Una condizione Quindi, come quella che stiamo vivendo, penso che a volte bisogna mettere da parte, no, a volte bisogna mettere da parte da l'interesse parte, certo. personale e mettersi, Io, ecco, fare Raffa, unione. scusami, io vorrei che si parlasse più di queste cose che del piatto oggi, perché Assolutamente, ma si sono, deve, ormai altrimenti non siamo si tutti riparte. bravi. No, No, ma ma no, se ormai no non siamo si tutti riparte. bravi. Siamo tutti bravi. Io penso che poi io, come dire, sono l'ultima ruota del carro, l'ultimo arrivato sul territorio, ho lavorato sempre all'estero, quindi capisci che con certe dinamiche non ho familiarità e tantomeno Familiarità. mi piego. Quindi a me interessa soltanto portare avanti quello che è il mio progetto, la mia azienda, il territorio nel quale vivo e dal quale provengo. Comunque, Quando parlo di territorio, brava, parlo di Salvatore. produttori, parlo di Bravo, artigiani. parli del territorio. Bravo. Esatto, Allora. per alcuni potrebbero essere delle favolette, e invece io dico: sono 7 anni che porto avanti questo progetto, i risultati mi stanno dando ragione e devo continuare su questa linea. Da solo non arrivi da nessuna parte, c'è bisogno di fare rete. E soprattutto in questo momento, piuttosto che parlare dei singoli, c'è da parlare di un'intera categoria che è stata Assolutamente. completamente dimenticata. E oggi i food blogger sono alla porta perché non c'è Attenzione, più niente da parlare. un'intera categoria. Salvatore, Ne avete cosa stiamo bisogno. dicendo da inizio pandemia? Qua senza rete non si va avanti. In questo momento Bravissimo. storico è importantissimo. È importante questo, Salvatore, che lo ribadisci proprio tu perché è là il punto debole. Perché considera che noi abbiamo. In questo settore del food campano, ma italiano, siamo l'eccellenza, non una delle eccellenze al mondo. Vero. Siamo l'eccellenza nel mondo. Volevo fare velocissimamente una precisazione. Il prezzo non dipende, cioè, c'è questo commento di Francesco Pamela, che poi magari, se vuole, lo possiamo approfondire, mi contattasse. Come se il prezzo lo fa il posto e non la qualità dei prodotti. Nì. È un insieme di cose che devono convergere. Ni e ve lo dico io che vengo dalla costiera. Cioè,
Posso dire no? Se per lui per posto intende posto, cioè posto intende come locale o come posizione del locale in un contesto paesaggistico? I più interessa, i più intendono la posizione del locale geograficamente, Raffa, Esatto, quello che ho inteso purtroppo. io. E io non sono d'accordo. Ma noi qua si fa anche per esempio in costiera, cioè i locali che hanno più È uno degli elementi, visibilità al però. mare magari hanno dei costi diversi rispetto a Certo. quello nel Salvatore, vicoletto, cioè, però ma non è solo, certamente cioè, penso è che sia in un tutti i mito. paesi turistici. Ragazzi, questo è Certo. marketing, non è comunicazione, non è enogastronomia. Perdonatemi, ma Sì, è uno degli ma infatti. elementi del marketing mix il posto, ma non è solo l'elemento fondamentale. Ce ne sono tanti altri tipi. C'è un Di esempio, fattori. il personale di sala, lo dicevamo prima, no? Certe volte diventa ancora più determinante del posto. Puoi stare a Capri, ma Sì. c'hai carriera scostumata. Sì, questo sì. Vabbè, ma sono Quindi, tante componenti, ma è tante così. variabili che Tanti cambiano. componenti che devono andare bene insieme, cioè certe volte è meglio non avere delle punte, ma curare un po' il tutto che curare un punto e non curare il resto. E ci sarebbe tanto da dire su questo, ma No, non lo allora, scusami, Fred, sicuramente il posto incide nella misura in cui il locale ti costa un fitto o comunque una gestione più alta, livello ma di quello fuggito. è l'unico parametro di differenza, eh. Poi per il resto i dipendenti sono inquadrati da Aosta a Palermo allo stesso modo, cioè un cameriere Assolutamente. c'ha una paga che è quella da Aosta a Palermo, Oh. quindi un personale di cucina è la materia prima, la spesa per l'energia elettrica, quindi l'unico parametro che va a incidere sui costi è la spesa per l'immobile, basta, cioè, sicuramente trasportare. No, vabbè, capisci che in proporzione però la gente non è disposta a spendere 50 euro a Baronissi, faccio un esempio, e magari io sono caro su Baronissi, mentre che ne so, poi ti trovi a Vietri sul Mare a mangiare la pizzetta sul muretto, spendi comunque per due persone 40 euro e va bene. No, cioè, capisci che cose sono Sono delle... aberrazioni, capisci? ma fanno parte del sistema se c'è la persona, cioè Premetto finché c'è che non faccio una. riferimento a quella clientela, cioè... No, 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 no. Vabbè, ragazzi, è l'esempio del caffè alla piazzetta di Capri. E... Uguale. Ciao. No, ti faccio un altro esempio, Raffaele. Se io vi dicessi, ragazzi, scendiamo sotto casa e andiamoci a prendere un caffè e ogni caffè costasse 9 euro, io penso che chiameremmo la guardia di finanza. Però andiamo da Starbucks. Lo paghiamo con la cipezza 9 euro e siamo felici e contenti perché ci segniamo da Starbucks. Ci sarebbe tanto da dire. Cioè... Allora, questo meriterebbe una puntata a Allora, parte. Fre dico Una puntata a solo, parte. no, se poi inizi a frequentare il mondo, il mondo, cioè dico uscendo fuori dalla Campania, Certo. o uscendo fuori dall'Italia, poi ti rendi conto che magari quelle che per te sono priorità, per gli altri Esatto. non lo sono, e quindi Bravissimo. Starbucks ha la sua identificazione in un format che è replicato, come McDonald's, come le grandi catene che Replicabile in sono Campania. replicate allo Vabbè, dai, stesso modo dappertutto. Starbucks lo lasciamo ai food blogger che devono fare i fighi che si fanno la foto col bicchiere di Starbucks, Ragazzi, cioè poi te lo io potete su anche questo tenere. ci terrei da voi perché molti colleghi sono nel vostro campo, quindi del turismo e della ristorazione, in questo momento non se la stanno passando molto bene, nel senso appunto anche morale. Niente. Che consiglio vi sentiresti di dare cioè voi ho notato che siete non solo tanto ottimisti, ma siete anche molto propensi a che questa cosa si macini velocemente, insomma. Allora, io ti parlo della mia realtà qui in costiera, ti parlo ovviamente per sentito dire, per passaparola. Io credo che sono cose che sono anche sui giornali, insomma, ci sono comunque molte strutture che stanno andando incontro, ecco, ai propri dipendenti, soprattutto agli stagionali, coloro i quali magari non hanno ancora maturato la NASPI e tutto quanto, che sono, ecco, ai primi anni nel settore del turismo. Ci sono molti datori di lavoro che stanno andando incontro, ecco, a queste figure, quindi che so, se sentito per esempio del ristorante dell'Albergo Le Rocce ad Agerola, che lui comunque ha continuato a Baldo, Paolo Durazzo, il proprietario, ha continuato a pagare i dipendenti, perché comunque sa che ci sono delle necessità e lui comunque ha continuato a contribuire, ecco, comunque al salario del proprio dipendente. Io vi dico che gli albergatori sono preoccupati e dispiaciuti perché magari c'è chi può e magari, ecco, va incontro.
ai propri dipendenti, ma chi non può, come fa? Effettivamente, poi qua si apre un altro discorso, dovrebbe esserci lo Stato. Noi sappiamo, io non ho aperto il discorso, se no non finiamo più, però il turismo, cioè, il governo non l'ha proprio nominato, cioè, Forse che si fa? adesso ci hanno iniziando abbandonati, a io lo dico Siamo stati molto abbandonati, cioè, da un punto di senza vista, mezzi cioè, termini, senza mezzi è il termini, ma è cosiddetto stato. terziario, dove sta, dove stiamo? Ed è Cioè, raga, grave, è gravissimo. No, è gravissimo perché una cosa. l'Italia vive di turismo e di turismo culturale, ragazzi, soprattutto. Ragazzi, noi siamo Cioè, famosi all'estero per la nostra cultura e per i nostri prodotti enogastronomici, cioè, non certo per io le altre cose, cioè, chissà cosa assurdo. volevo aggiungere una cosa a quello che sta dicendo Raffaella. Raffaella, c'è ancora un'altra problematica che nessuno probabilmente ha ancora approfondito, che è quella poi come dire, dell'equilibrio che si deve trovare nei confronti dei dipendenti per farli tornare a lavorare. E faccio un esempio, cioè molto pratico. È normale che il dipendente che in questo momento percepisce la NASPI o la cassa integrazione, faccio un esempio, non ha, come dire, non c'è equilibrio, diciamo così, nel ritorno a lavorare a 4 ore per gli stessi soldi. E quindi questo è un altro problema che ci troviamo ad affrontare quotidianamente nei colloqui che facciamo quando i cassintegrati piuttosto che i disoccupati che percepiscono Almeno cassintegrazione qualcosina, cioè. o ci dicono no, non possiamo essere assunti altrimenti perdiamo il contributo. Quindi da un lato c'è il dipendente che non vuole perdere i diritti acquisiti, dall'altro lato c'è spesso l'imprenditore che si approfitta di questa situazione e il governo, a mio avviso, deve entrare in merito Intervenire. anche a questa problematica e quindi trovare un equilibrio nel quale dico ok, 600 euro te li paga Salvatore, 600 euro te li do io. Ma questo è, voglio dire. Salvatore, ti voglio fare una domanda diretta, però. Cioè, tu al Sì. collega diresti riapri o no? Allora, guarda, sicuramente allo stagionale direi di temporeggiare in questo momento perché per i costi che ci sono per avviare un'intera struttura, io penso che 3 mesi non basterebbero nemmeno per appianare, diciamo così, i costi. Quindi 0 a 0 la vedo complicata perché c'è da aspettarsi poi un'estate fantastica senza nemmeno un giorno di pioggia, senza nessuna complicanza. Quindi al collega stagionale forse consiglierei proprio di Sì. rimandare l'apertura, a meno Allora, che non ha un ristorante o quantomeno aprire a costi ridotti dimezzando purtroppo quelle che sono le spese Salvatore, del qua l'unica personale. salvezza sarebbe la destagionalizzazione. Esatto, cioè, ci Questo stavo è un arrivando, discorso che in oppure Toscana si fa da tanto tempo. rallungare la stagione sperando di non avere poi un picco di contagi a settembre-ottobre, come quello Quello che ci perché c'è stanno facendo ritorno. paventare. Oh, Salvatore, sì, Scusami, Salvatore, Fred, dici. no, ai colleghi invece che come me, che stanno un po' più in periferia, direi di organizzarsi allo stesso modo, e cioè abbattere i costi per forza di cose, presentando dei menù ridotti. Magari favorendo quelle che sono le degustazioni o il menù completo, per evitare sprechi, per evitare personale per quanto possibile, mi spiace dirlo, ma è così, e magari cercare un lavoro diverso, integrando per quanto possibile con l'asporto, ove Allora, possibile, che può essere un'alternativa. Salvatore, usiamo, cioè, diciamo, di solito chiudiamo con un invito. Allora, innanzitutto, sicuramente ti verremo a trovare a Cetare, a Baronissi, vicino al comune di Baronissi, perché non lo sapevo, sono informatissimo. Allora, mi troverai là finita questa situazione. E invece con Raffaella per farci provare una delle sue ricette, perché so che lei è anche famosa come Lella la cuoca Lella fitness. chef. No, allora, lei la chef, quando devo fare ingrassare gli altri, io cucino quello che volete. No, poi per me mangiucchio un pochino, ecco, le mie cose. Però i piatti della tradizione. Salvatore, ho fatto gli scialatielli qui fatti a mano, belli, uscirà una ricetta a breve, quindi te la mostrerò, poi vorrò Ho venire, visto degli chiaramente. indunderi ieri, no? Sbaglio.
No, erano gnocchi di Erano zucca. gnocchi? Gnocchi di zucca. Hai visto che spadellata che ho fatto Mamma. con tanto di ouverture della Carmen di Bizet? Hai Ragazzi, No, sapete, sai io che sono immaginando di fiducioso. Costiera avevo immaginato i tuberi. Con questi personaggi, come facciamo a chiudere in Italia nella ristorazione di Dispiace che è andata via Sara, che purtroppo ha avuto problemi con la connessione. Meriterebbero anche Salvatore e Raffaella 10 puntate per la ricchezza che hanno. Cioè, ci Quando vorrebbero. volete, noi siamo qua anche per farci veramente due chiacchiere e No, Frank, io confrontarci. dico, scusami Raffa, come vedi, in questo oggi non abbiamo parlato per niente di cucina, nel senso che, come dire, abbiamo un attimo accantonato quelle che sono le nostre competenze, e ci siamo un attimino dedicati a quelle che sono invece le problematiche e il modo Assolutamente. di affrontare la vita ai tempi del Ma Covid-19, perché certe volte si perché. scorda che dietro allo chef c'è anche l'imprenditore, c'è anche l'essere Esatto. umano. Esatto, Che e quindi. non ti nego che io al ristorante sto prevedendo l'impossibile, cioè io mi aspetto soltanto una X sul calendario precisa, Bello. definitiva, che sia quella la data di apertura. Dopodiché siamo pronti a fare veramente battaglia come abbiamo sempre fatto, anche perché poi sono un tipo che non si arrende facilmente, come pure Raffaella, ma tutti quanti, no? Credo che portiamo avanti un discorso che va al di là di quelle che l'interesse economico, altrimenti faremmo altro in questo mondo. Assolutamente, assolutamente. È per questo che te lo diciamo con i gourmet, questa cosa la riprenderemo offline, ti verremo a trovare. Quindi non finisce qua, te lo preannuncio. Il tempo però è tiranno. Nick, vuoi salutare tutti i nostri ospiti che ci sono, anche quelli che non ci sono più? Salutiamo, a parte abbiamo avuto un bel po' di commenti che non siamo riusciti a mettere, diciamo, online e farli vedere. Ringraziamo tutte le Bellissimo. persone che hanno seguito. E mi dispiace che sia andata via perché comunque nel discorso viaggi Sara. era campo suo, era, diciamo, ricollante fra Raffaella e Salvatore, però purtroppo ho avuto problemi di connessione. Grazie a voi che avete partecipato Grazie a voi per l'invito. e ci vediamo alla prossima puntata. Quando volete. Ragazzi, un Grazie. abbraccio a voi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.